Nel 1869 il progetto e la realizzazione dei giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele vennero affidati ad uno dei protagonisti della cultura ascolana tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento. Parliamo di Giulio Gabrielli. Giulio Gabrielli fu pittore, restauratore, archeologo, direttore della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, nonché della biblioteca del Museo Archeologico. Il lavoro di Gabrielli è attualmente ancora testimoniato da un pregevole taccuino datato 1870 che è oggi conservato nella Biblioteca Civica di Ascoli. Lì sono riportati schizzi, progetti e addirittura preventivi di spesa. Ad affiancare Giulio Gabrielli nella realizzazione dei giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele troviamo Antonio Orsini, un altro illustre personaggio ascolano, farmacista nonché scienziato, che si occupò di dotare il giardino con tutte le rarità e le specie botaniche che ancora oggi possiamo apprezzare. Quello che il municipio ascolano ha iniziato nel 1869 è oggi portato avanti dall'attuale amministrazione. Con l'iniziativa adotta un monumento, un'area verde, un'aiuola, una rua. Molte le imprese ascolane che hanno raccolto l'invito del sindaco Marco Fioravanti e della sua amministrazione, tra le quali la ditta Panichi, che subito prontamente ha incaricato un giardiniere esperto di seguire le prime fasi di manutenzione dei giardini, e oggi ci troviamo qui proprio per presentare l'importante e anche complesso progetto di riqualificazione che interesserà tutta l'area e a breve i lavori inizieranno. Ricarico dei camminamenti con del brecciolino bianco, rievidenziazione delle aiuole, rimessa in pristino di tutte le aiuole che ci sono. La fontana anch'essa verrà completamente restaurata nella forma e nella struttura che era originaria e va rimessa in pristino con l'illuminazione. Vanno rimesse anche molte panchine, alcune mancano. La potatura e il mantenimento di tutti gli alberi, ridando la forma naturale e perché possano convivere tutti insieme. Piccoli tagli puntuali permette di riequilibrare le chiome affinché possano coesistere sullo stesso spazio. Quindi il lavoro che andrà a realizzare Panichi è sicuramente qualcosa che fino ad oggi sinceramente mancava. Questi qui per esempio saranno i muretti a secco che verranno ripristinati così come era nell'originario impianto. Qui sono caduti, addirittura sono state portate via anche le pietre. E la presenza di un giardiniere che già Panichi da diverse settimane ha messo qui, se ne vedono anche i risultati. Il giardino è molto pulito, è curato, non ci sono più le erbe spontanee, i rovi sulle siepi, non ci sono cartacce, non ci sono bottiglie. Questo è l'ultimo elemento architettonico del giardino che verrà recuperato in tutti gli elementi lapidei mediante ristuccatura delle pietre. E questa è un'aiuola che verrà totalmente rimbrecciata, verrà ripristinato il prato sull'aiuola di contenimento della magnolia, risistemate le panchine. E qui già si è iniziati a ridare forma alle forsizie, agli alberi di Giuda che stanno dando questi bellissimi fiori viola, e più ci sono dei rosai, quello che resta dei rosai, che si stanno riallevando lungo il muro perimetrale. È un intervento importante sia come impegno e sia come opere, perché mantenere qui un giardiniere per anni per far sì che questo sia fruibile è un impegno di un certo rilievo, così come il recupero dei camminamenti, dei muretti, è qualcosa che da un punto di vista naturalistico questa città sicuramente necessitava. Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I costruttori concludono il loro lavoro e presto o tardi sono colti dalla noia. Quelli che piantano sono soggetti a piogge o tempeste, ma il giardino non smetterà mai di crescere.